Che puntata, ragazzi! Allora, Leonardo Romanelli è finito alla caccia del riso. Il dottore sta parlando con la signora che gentilmente aveva bisogno di un consiglio e quindi glielo sto facendo dare attraverso la cabina di regia. La nostra Nara è stata omaggiata di tutto, fiori, dolciumi, neanche fosse lavanda Osiris, va bene. Davvero? E Giovanni, qui, novello ammiratore. Siamo rimasti in tre. Io e te. Ma insomma, ora... tutti, siamo sì, allora, noi ci affrettiamo immediatamente a cucinare e quindi facciamo i mitici cavatelli per la Nara, allora, va bene? Che si fa? Allora, la prima cosa per fare i cavatelli, logicamente, bisogna farli per il condimento. Allora, cime di rape. Quindi cime di rape, va bene? Te le metto anche io lì, le cime ma non tante perché, guarda. No. Allora, poi broccoletti. Il broccolo. Broccoli. Dammi, passami questo, Nara. Un coltello non c'è, dammi la coltella, grazie. Prego. Io lo metto piccolino. Eh sì. Poi questi logicamente vanno saltati quando poi... Quindi questi tra poco verranno estratti da lì e saltati con anche dell'ottima pancetta croccante. Prezi. Mentre nell'acqua noi cuoceremo il... Allora, ora qui cuoceremo? Dunque, la pasta, i cavatelli che io sto facendo. Allora, i cavatelli cos'è che facciamo? Tutti tornati. Allora, tornato Leonardo con il suo riso, tornato il dottore che ha dato un consiglio definitivo alla signora, se certo, è possibile. Certo, l'ho salvata, certo. No, speriamo. Allora, signora, ho dato un consiglio, un consiglio tecnico, pratico, risolutivo, perché altrimenti si viaggia sulle teorie, gli ho spiegato che qual è l'iter che dovrà seguire. Anche perché se no sta male. Allora, invece qui noi, come si fa, Nara, non abbandonarci? No, no. Perché veramente è... Allora per fare i cavatelli... Noi pasta con le rape. Allora, qui è farina di semola, sì. Va bene? Quella che si fa le orecchiette, quella c'è nella pasta. Semola di grano duro, no? Di grano duro, guardate. Allora, facciamo, per fare questi cavatielli, che diciamo è una specialità... Ma è acqua, cioè non si mette uovo, non si mette nulla? Allora, qui si mette soltanto acqua e farina e basta, non c'è uovo. In che percentuale? Ma finché, siccome la semola la prende parecchia acqua, e bisogna dare un po' d'occhio. Stai facendo un'orecchiettona? No, aspetta, sono questi cavatielli, guarda, questi sono... Ma Nara, l'hai mai mangiati i cavatielli? No. No. Chi mangerà stasera? Stasera, stasera. Io sono sincera. Allora, prendiamo questi, logicamente. Infatti li stavo guardando. I cavatielli si fa così. Perché si dicono cavatielli? Incavazione. Ecco quelli. Ah, li si fa incavazione. Va bene? Questi sono i cavatielli. Sì. Questi si possono fare con... Logicamente io, perché ho fatto questo piatto, no, rifallo sono, un po'. È abruzzese, pugliese. Nella Puglia però quello che io ho corretto in confronto al piatto proprio pugliese, ho voluto mettere la pancetta tesa. Perché io... Ma che ce l'ha con me questo? Sì, lui... Cioè, no, ce l'ha con me è un provocateur. È un provocateur. No, quella è una famosissima casa di biancheria. Allora, mettiamo questa pancetta tesa, che poi, dottore, scusa, vedrai... Ma allora, ha fettone così grande, ora non si poi vedrai, Anna Maria. Ognuno, ogni cosa ha suo tempo, va bene? Sì, ma non si è ancora finito i cavatelli, già Ora vengo. Il dottore per l'estrema damnazio sarà lì a fare... Il dottore mi sta mangiando perché logicamente lui non è d'accordo con questo. Ma non ho capito come si fa il cavatello. No, non col diti, adopri due diti. Ecco, guarda, due diti. Per poterle, così, guarda, due dita adopri, perché devono incavare. Cosa vuol dire incavare? Ecco, questi sono cavatielli. A me non mi viene niente, senti. Allora devi fare un po'... Scusate. Leonardo, li sai fare i cavatelli? Io tutti i giorni faccio i cavatelli. Ah, i diti. Capito? Lui usa i diti. Io tutti i giorni, guarda. E usi le dita. I diti al maschile. Devi capito fare, la differenza? Devi fare questo, diciamo, crissino, va bene? Sì, il birulino. Poi il birulino di Sandra Mondaini, poi... Ma quello era lo sbirulino. Lo sbirulino, io ho detto birulino. Leonardo, lo sai fare il cavatello? Ma io, guarda, tutti i giorni li passo a fare e allora cavatelli. Vieni qua. No, mi sono stancato, sono sempre il dottore alla pancetta. No, tutti i giorni a farlo, capito? Ecco. Alla fine Luca, tu sei dedicato alla pancetta, vai. No.
No, mi rifiuto. Questi sono buoni anche conditi come il ragù. Sì, ragazzi. Ragù sono un bel ragù che bolle 2 ore e mezzo. 3 ore. Anche 3 ore. 4. 4. 4. 4. 4. 5, no, 3 ore. 4. Ma se ti assaggi il sugo... Ma non è una gara che durava di più. No, ora è... Dunque, scusa. Allora, avete capito come si fanno i cavatelli? Leonardo, vieni a fare i cavatelli. Con le dita e con le braccia. Io, guarda, a questo punto sto veramente innamorando dei cavatelli. Come fare? Allora, allora guarda. Chi ci mettiamo? L'aglio. L'aglio è la sua morte, lo sapete? Perché sì, l'aglio, dottore, fa bene. Oltre alla pressione e alle parassitosi intestinali. Peperoncino, anche questo e va bene. E il peperoncino? Dottore. Ecco, ora a questo punto... Peperoncino, vaso di lata, non vorrei... Ecco. L'uomo sa cosa vuol dire. Insomma, a questo punto cosa Leonara, tappiamoci le orecchie tiriamo noi. Su le nostre verdurine. Questo. Va bene? Ecco, sì. Ora in quest'acqua... Io le salto. In quest'acqua cosa facciamo? Ci mettiamo cavatelli a cuocere, poi dopo si saltano sopra. Ora mettiamoci un altro quello d'olio. No, veramente non c'era l'olio. No, ce l'avevo messo prima. Mi assento un attimo, sai, così, perché... No, perché te devi stare attento, fra un po' dobbiamo fare il risotto. Ora hai ritrovato il riso? Secondo me la Nara fa i migliori cavatelli, li fa proprio lei. Ecco, guarda, ecco. Scusa, Alla fine è come quando... Io faccio lo gnocco, no? Tanto... Io faccio così, tu no, Anna Maria. Ma se non mi vengono... No, ti vengono. Gli deve accarezzare così, capito? Se l'accarezzi in questa maniera... Ma non mi molla, lo vedi? È il problema ti è questo. Scusa, dottore, non vorrei parlare male. Dimmi. Nulla. Ero per dire una cosa, però non lo dovevo dire. Io faccio ecco, a questo punto, sa che facciamo ancora? Qui c'è la cottura. Sì. Ecco, guarda. Guardali, no, quello no, quello no. Sa perché? Come perché no? Ciò, ecco, va guarda, cosa vedi? Ecco, questi sono cavatelli. Ora cosa che allora, facciamo? Noi abbiamo, tieni, fanne un altro due. Ora saliamo questa acqua. Poco sale, poco sale. Ce l'ho messo poco. No, ma ho capito. Anche di là lo metti. Ma che sei esagerato? Oh. Allora, a questo punto... Ma sai che ti pagano quelli del sale? Mettiamo giù cavatelli. Va meno bene? Male. Guarda. Ma come piatto unico, scusami Luca, dopo le abbuffate delle, feste, delle in generale, no? Come anche dopo un compleanno, una festa. Allora, questo come piatto unico va bene? O ci dobbiamo mettere a stecchetto subito il giorno dopo? Secondo me se tu gli togli la fancetta il dottore è più contento. Dice... Non lo so. Io l'ho nascosta. L'impressione è quella. Forse. Allora dacci i tuoi consigli seri. Dopo le grandi abbuffate, specialmente se il periodo è lungo, sconsiglio, se non sotto un controllo di un bravo professionista, di buttarsi a fare le diete da giornali, di rimettersi a iperstecchetto, non mangiare, saltare, fare le diete liquide. Sconsiglio in assoluto. Come mai questo? Perché quando si fanno le grandi, grandi abbuffate, noi mettiamo il nostro metabolismo talmente in crisi. Grazie. E addirittura si può arrivare ad andare nella astinenza da calorie, astinenza da zucchero, astinenza da grassi. Ecco perché viene tanta voglia, dici oddio, di quel dolce. I giorni dopo, mal di testa, voglia, bere qualcosa, quella voglia di non so cosa, del dolce. È una vera e propria crisi d'astinenza da zuccheri o da grassi. E questa ci farà patire tantissimo, così tanto che quasi l'80% dopo pochi giorni di pseudo dieta post libagioni la gente rompe e dice che non ce la fa, trova le scuse, ma io se ho fame allora vuol dire che ho bisogno. No, è una vera e propria crisi di astinenza. Quindi cosa fare? Mamma bisogna mia. Adattarsi poco poco, nel giro di 15-20 giorni, con una dieta non troppo aggressiva e che diventerà poi aggressiva più in là. Tutti fanno il contrario, prima dieta aggressiva e alleggeriscono. No, al contrario, prima una dieta morbida e poi sempre più precisa. Io sono uno di quei fautori di mangiare dissociato, cioè o carboidrati o proteine, perché questo tiene il fegato, il pancreas più in efficienza, sono più leggeri, quindi aiuta l'organismo a digerire più facilmente, ci si sente più sgonfi. Certo,
consiglio, le diete ce ne sono tantissime, vanno bene tutte. Ecco, ce n'è uno che è un campione di diete, perché dovete sapere che quando scatta il primo d'agosto, dopo aver libato tutto l'anno, lui, il Romanelli, si mette a dieta. E per tutti coloro che invece non ne hanno proprio nessuna intenzione, lui crea questi post tutti i giorni, sono dimagrito un etto, acqua. Allora, senti un po', colloquia con Romanelli. No, sarebbe una cosa, io non posso parlare con un dottore di quello che faccio per mese, perché subito mi sconfessa e mi dice non è possibile che tu possa fare così. Quindi invece, è evidente che devo dire che faccio semplicemente una dieta depurante. È un detox. Una dieta detox. Non è esattamente, perché se dico quello che di fatto non mangio, è veramente impossibile. Cioè, non lo posso. Dimmi. Io di fatto passo un mese fra tisane, tè, verdura, frutta, acqua, mi dimentico vino, infatti ho detto all'inizio, mi dimentico del vino, mi dimentico della birra, di tutte le bevande, e quindi passo un mese proprio disintossicante. Il pane e la carne? La carne sì, il pane me ne scordo abbastanza, diciamo, quindi è una dieta per la quale, se vogliamo, non la posso consigliare, ma la faccio, e devo dire, per chi fa il mio mestiere, che spesso è mangiare fuori due volte al giorno, e in qualche modo io devo tamponare questo rischio che ho. Sempre meglio di qualche collega che si è dovuto addirittura operare allo stomaco per cercare di limitare questo ingrassamento pauroso, insomma, famoso. Quindi io preferisco, mi fermo un pochino prima. Ci vuole, per fare questo che fai, che ci possono essere, se ne può parlare tantissimo sul giusto o lo sbagliato, ma... Beh, in questo caso si parla di un carattere molto forte, si parla di una persona che ha una volontà e un carattere fortissimo. Se l'ha autoprogettata, se l'ha autoprogrammata, e la fa, ed è convintissimo, e va anche bene da un certo punto di vista. Io non farei così, la maggior parte delle persone che vuole fare la dieta, la volontà, diciamo, ce l'ha un pochino meno. Quindi fare un'alimentazione che sia più semplice, più facile, più fruibile, apparentemente normale nella sua quotidianità, è quello che creo sempre per i miei pazienti. Quindi iniziare soft per arrivare poi dopo 15-20 giorni a fare un'alimentazione più stretta. Ecco. Occhio a bere, e quando si è iniziato il percorso, già se si dice vabbè, ma il sabato sgarro, e si ritorna indietro di una settimana. Quindi per almeno 3 settimane tirate dritti. Allora, dovete sapere che la Nara è in ottima forma. Mi ha detto, sono dimagrita a 10 kg. Allora, stiamo parlando di due persone di una certa età, ma che, come voi vedete, la Nara è estremamente curata, pelle bellissima, sta benone. Giovanni pure abbastanza, sta anche lui ovviamente benone. Non fanno parte della schiera di quelle persone, come è successo, che volendo mangiare sono finiti 12 persone anziane tutte all'ospedale. Avete letto? Quando è successo? Qualche giorno fa. Perché si sono talmente riempiti di tutto. Voi che stile di vita avete per mantenervi così belli arzilli? La mattina la sentiamo un po' con le fette biscottate. Brava. Caffè latte, fette biscottate e basta. A mezzogiorno si mangia il primo, non mangio il secondo. A metà mattina un'arancia, una banana. Brava. Secondo. Brava. Perché la mela, abbiamo detto, non c'è. La mela gonfia. La mela mi dà noia. Pomeriggio? Il pomeriggio alle 4 prendo un caffè. E poi? Basta. Male. Fino a cena. No. A cena la prendo o il caffè latte, oppure la mattina mi faccio una bella minestrina in brodo. E le proteine? E le proteine? A pranzo, quasi sempre la carne, no? Sì, la carne. Sì, quasi sempre fa la colazione. Ha detto che mangia un primo. O primo e secondo, dipende. Il primo e il secondo, sì. Io desinario il primo e il secondo. Oggi, per esempio, ho fatto solo il secondo. Ecco, sì. Il dottore sta dicendo, che vuol dire? Sì. Non sono d'accordo. No, io intanto scolo la pasta. Sono piccina, ero più grassa 10 kg e ero troppo. Ma se te segui i miei consigli, mangi il doppio di magri... quali sarebbero? Sì, domani. Domani tu mi fai ritornare... No. Fichissima, no. Giovanni, invece te che fai? Di nulla, no. Allora. E poi sai, ora nella vecchiaia si mangia meno.
Allora, io mangio tutte le mattine, io mangio. Sentiamo che mangio. Mangio io. Nel frattempo i cavatelli sono finiti qua. Ora mangio anche un'arancia la mattina, per dire. Mangio un po' le sfogliatelle di Gran Turco, sai, le sfogliatelle, quelle integrale. Un pochino, non tante. A metà mattinata non prendo mai niente. Ma che sono le sfogliatelle di Gran Turco? I Kellogg's? Sì, cioè sì, i cornflakes. Sono cornflakes. Ah, ecco. No, no, lui... Mangio con le lì. No, sembra avesse detto una cosa fichissima. Oh Gesù, questa mi manca. No, infatti ho detto, mamma mia, me le voglio fare anch'io. Mi sembrava una cosa allora, fica. Siamo. E allora e poi ci mettiamo un pochino di olio. No, c'è poi... l'olio c'è già, se noi dottore. No, no, attenta, non ce lo metterei. Va bene. Poi salto, ma che salto? Io non ce la faccio. Allora, per saltarlo, guarda, ti segno. Sì, ma devi sempre cercare di mettere. Siamo in diretta, non si può rifare. Una in questa maniera. No, va benissimo, va benissimo. Bravo, bravo, bravo. Allora, finisci, io prendo i piatti. Per impiattare, finisci, scusami, di dirci che cosa mangi il giorno. Allora, il giorno, allora, io la pasta non la mangio mai, la pasta. Io invece perché sì, non è che mi piace. Certamente se c'è due tortelloni faccio io, quelli li mangio. Se c'è due ravioli, beh, li mangio. Insomma, ecco, però sono tagliatelle. Però cerco di mangiare soffro di pressione alta, il sale io non ce lo metto mai. Io mangio tante insalatone, tante. Sì, ci metto di tutto, cipolla, ci metto pomodoro, ci metto cavolo, E a merenda non mangi nulla? A merenda difficilissimo, non mangio. Io a merenda purtroppo prendo una pasticca, prendi il Coumadin, mi basta. Dottore, vabbè, l'hai capito. Prendendo il Coumadin non posso mangiare. Niente. La sera minestrone di verdura, tanti. Io non ci metto mai né olio dentro, né dado, né formaggio. Lo fa proprio andate col brio. Non si direbbe uno sciaccone. Però è uno sciaccone che per la salute penso sia ideale. Dottore, correggimi. Si può parlare un gocciolino di questa cosa. Io sono un carnivoro, che vuol dire? Io la carne mi piace, la mangerò anche a colazione. A me la mi va bene tutta, purché la sia fresca. Bene, leggermente, a questo punto... Tutto. Allora, senti, gli mentre piace noi finisce, tutto. Io devo buttare il riso, butta sennò il riso. Si mangia, io invece vi voglio ricordare che i cavatelli sono stati fatti con la farina di semola, di grano duro, sono stati fatti con dell'acqua. Abbiamo messo da una parte le cime di rapa, il broccoletto, e le abbiamo bollite brevemente. La stessa nell'acqua abbiamo messo i cavatelli che si fanno facendo un birulone lungo, tagliandolo tipo gnocco, e se vi viene il cavatello bene, se no mangerete lo gnocco. Va bene, poi da un'altra parte mettete della pancetta di quella bella robusta toscana, la fate sfrigolare e lo usate praticamente come arredamento del piatto. Va bene? A questo punto, Nara, noi ci assaggiamo durante la pubblicità questa goduria, un filo d'olio finale. E poi sentiremo un attimo come sarà anche il riso del nostro Leonardo. Pubblicità.